Ciao! Benvenuti in un nuovo video e oggi siamo pronti per i 5 fatti più di tendenza della settimana. Cominciamo subito. Allora, al numero 1, il coming out di Eva Grimaldi all'Isola dei Famosi. Finalmente! Non se ne poteva più, il segreto di Pulcinella che tutti sapevano, tutti si raccontavano, ma nessuno aveva il coraggio di dire palesemente. Quello che non mi è piaciuto è stato un po' l'ipocrisia di Imma Battaglia, che è una degli esponenti del movimento omosessuale più famosi in Italia, che si è sempre battuta a favore dei coming out, e capisco che abbia voluto preservare la propria donna, ma è stato un po' contraddittoria. Oltremodo c'è stato uno scandalo relativo alla pubblicazione del settimanale Chi, che era stato preparato settimane prima che le due donne arrivassero sull'Isola dei Famosi. Ecco, sti cavoli. Quante coppie eterosessuali vanno a sponsorizzare il loro amore su Chi, Novella 2000, Da Verissimo? È giustissimo che lo facciano anche loro. Sono donne di spettacolo e si propongono così brave e chi se ne frega. Esatto, però ci tengo anche a precisare che, come ha detto Vladimir durante la trasmissione, Imma è stata anche brava e delicata nel voler aspettare i tempi di Eva Grimaldi, certo. Perché comunque il coming out è un passo abbastanza importante nella vita di chiunque, o anche se sei una persona dello spettacolo è un passo importante. Ma vogliamo dire, chi glielo dice a Gabriel Garco che adesso Eva Grimaldi è lesbica o quantomeno bisex? Sospettava qualcosa? Se n'era mai accorto? Passiamo all'argomento numero 2. Parliamo un po' di politica. Così. Esatto, è stata approvata la legge delega per il governo per l'introduzione della flat tax per i patrimoni ultra ricchi delle persone straniere che mettono la loro residenza in Italia. In Italia, qui da noi. Un esempio semplice per farvi capire di cosa parliamo. Se domani il nostro caro amico Bill Gates, che dovesse venire qui a mettere i soldi, ci ha chiamato prima e ha detto che veniva ospite da noi, poi soprattutto, si trasferisce in Italia, lui che c'ha un patrimonio di svariati miliardi di dollari che neanche lui più è capace di contare, pagherebbe all'anno semplicemente 100.000 euro di tasse. Quando noi poveri comuni mortali ne paghiamo, a dir poco, chi paga le tasse, il 23%. Ci sarebbe una diseguaglianza notevole. Ma piccola. Calcolando che questa diseguaglianza è a favore di chi già ha tantissimo. Esatto, tant'è vero che buon Flavio Briatore ha detto che con questa nuova legge lui sarebbe anche propenso a ritornare in Italia. E ha detto anche un'altra cosa, che non c'è nessun povero che abbia mai creato lavoro. Come dire, non c'è nessun delfino che abbia mai volato. E certo, non c'ha le ali, come fa a volare il delfino? Ma glielo vogliamo mandare a quel paese, il caro Briatore, lui è il billionaire. E andate. Che è fallito, no? Il billionaire. Non lo so, non mi interessa. Andate a quel paese. Quale paese? Non questo, possibilmente. Ite. E detto questo, dopo aver mandato a quel paese Briatore, ritorniamo in questo paese col fatto numero 3. È finito giovedì finalmente la sesta edizione di MasterChef Italia, che vedrà anche l'abbandono di Carlo Cracco, uno dei giudici più sexy e più amati di tutte le edizioni. Era presente dalla prima edizione, questa è stata la sua ultima edizione, la sua ultima puntata. Rimane a fare il sketch su Sky però. E non rimarrà però dal 15 o 16 marzo a fare Celebrity MasterChef. Infatti saranno solo gli altri tre. Ci sarà Mara Maionchi, tra la Cucinotta e tanti altri. Però torniamo a MasterChef, quello classico. Allora, chi ha vinto? Valerio Braschi. Finalmente, un ragazzo giovane, talentuoso, bravo. 18 anni. Io ti favo per lui dalla prima settimana. E soprattutto non ha vinto quella antipatica Di Gloria, che era un'arpia antipatica acida. Anche qui una chicca. È stata vittima di cyberbullismo. Da quando è uscito da MasterChef, dispiace. Le sono arrivati messaggi di odio, di violenza, evidentemente dalla community di internet, che non ha apprezzato il suo operato, più che altro il suo carattere durante l'edizione che è stata molto carina, sì, molto divertente, combattuta fino alla fine e anche molto giovane rispetto alle altre edizioni. Ma la cosa che più ci ha stufito è che stufito è che tra i giudici non corresse quest'anno buon sangue. Non c'era una buona sintonia tra di loro. No. Sembra che ci fossero due fazioni: la fazione dei grandi chef, Cracco e Barbieri, contro
la sezione spettacolo, cioè Cannavacciuolo e Bastianich. Ma soprattutto io ho visto Barbieri un po' defilato, disparte, nel senso che partecipava proprio poco al programma. Nonostante gli fosse quello là più... stellato, nel vero senso della parola. Tutte ste stelle, va bene, noi facciamo i complimenti a Valerio. Bravo Valerio. Valerio Braschi, speriamo che abbia tanto successo, se lo merita, è simpatico. Ci è piaciuto dall'inizio alla, alla fine. Alla fine, ne tiravamo per lui, grande. Notizia numero 4. Fatto avvenuto molto molto di recente. Ieri. Nella nostra amata Napoli. Amatissima. Amatissima, bellissima. C'è stata l'invasione di un barbaro, un ostrogoto, un unno che... Un barbaro invasore che non ha niente a che vedere con Napoli, che è venuto a Napoli solo per sfottere i napoletani, esatto, farsi pubblicità a scapito dei napoletani, infangando il buon nome della città e profittando di tutti gli stereotipi e cliché che si dicono sempre sulla città campana. Esatto. Chi è? Stiamo parlando... del usurpatore di stipendi da europarlamentare Matteo Salvini, quello che schifa l'euro ma si prende i soldi da parlamentare dall'Europa europeo senza mai andare a lavorare in Europa, è uno che ha una bassissima presenza nel Parlamento europeo, però quello che lo stipendio lo porta a casa ugualmente, quello che qualche anno fa fu beccato da telecamere a cantare inni contro Napoli e i napoletani, ma però, belli pesanti, ma sappiamo che non ci stupiscono queste cose da uno della Lega Nord, purtroppo, anche se qualche ha un po' di cervello. Ma io posso capire posso capire l'ideologia politica della Lega Nord, non riesco a capire la discriminazione territoriale e il razzismo territoriale. Quelli proprio no. Allora, il problema a Napoli come poteva reagire? Ha reagito in tre modi. Diciamo, in un modo un po' più artistico, hanno un gruppo di cantanti napoletani o che vivono a Napoli, alcuni sono anche immigrati dall'Africa, si sono riuniti e hanno fatto una canzone insieme. Il gruppo si è chiamato in modo ironico Terroni Uniti e la canzone si chiama Gente dello Sud. È bellissima, una canzone stupenda dove c'è tutta la napoletanità, la mediterraneità, tutto il meridionalismo possibile e immaginabile in una canzone che è proprio uno schiaffo morale a Salvini. È bellissima, ascoltatela e cliccatela anche quella. Poi, secondo modo, è stata organizzata una bellissima manifestazione pacifica contro Salvini e fin qui tutto bene. Terzo modo, quello più spiacevole e brutto e da condannare anche, ci sono state manifestazioni violente che hanno un po' messo a soqquadro la città. Purtroppo ci sono sempre degli elementi, delle teste calde che sono dei delinquenti e come tali vanno rispettati. Perché il problema è che adesso ci si sofferma su quei personaggi lì. La canzone, esatto, magari non gli verrà dato il giusto spazio. La manifestazione pacifica viene oscurata e si parlerà solo dei disastri e di Salvini, che verrà magari messo come punto di riferimento, come l'eroe che è stato costretto a subire tutta questa ondata di violenza a Napoli. E in realtà quello che dicevo con Benny, non dico nostro, si sarebbe dovuto fare una sorta di walk of shame, esatto, dove Salvini passava, arrivava dove doveva arrivare, e lati a destra e a sinistra di questa walk of shame la gente che gli doveva semplicemente insultare in modo elegante, fargli capire quanto sia un personaggio inutile e negativo. E soprattutto che non è apprezzato nel sud Italia. Per quanto ci siano persone che abbiano il coraggio al sud di votare Salvini e la Lega Nord, ma io dico, ma come fate? Come si può? Ma come si può? È veramente stata un'azione di sciacallaggio, proprio per avere visibilità mediatica. Infine, notizia number 5. Ritorniamo ad argomenti un po' a noi cari e ricordiamo che questa settimana è stata approvata a Firenze la prima adozione gay, che è diverso da quello che è successo la settimana scorsa, perché in questo caso si tratta di un'adozione vera e propria, cioè i due genitori, che sono due ragazzi omosessuali, non hanno alcun legame biologico col bambino. Come è potuto accadere ciò, visto che in Italia purtroppo è ancora vietato? Semplicemente queste due persone erano due cittadini italiani residenti nel Regno Unito, dove lì avevano adottato un bambino. Ed è stato semplicemente riconosciuto lo stato di genitori anche in Italia di queste due persone nei confronti del bambino. È un caso molto ristretto e particolare, difficilmente ripetibile ed estendibile, però è una prima breccia che fa crollare il muro. Apre le porte, perché diciamo che cosa succedeva? Che questi due ragazzi
che avevano residenza all'estero, quando venivano in Italia perdevano la patria potestà su quel bambino. Esatto, nessuno aveva il diritto di accudire quel bambino qui in Italia, era una cosa assurda. Automaticamente in Italia il bambino che aveva trovato accoglimento all'estero diventava orfano. Ora, ma veramente pensiamo che genitori omosessuali o lesbiche siano il male assoluto? Veramente abbiamo così paura di aprire i nostri cerventi, i nostri orizzonti all'amore? Perché alla fine si tratta di amore. Esatto, io vi do un dato da riflettere. Due genitori eterosessuali hanno accudito Salvini. Ecco, siamo questo, sicuri che sia il modo migliore? Ecco, questo io penso. Una notizia che ritorna dalla settimana scorsa che non abbiamo detto. Con la morte di DJ Fabo, che salutiamo ancora. Ok, e accendiamo una candelina simbolica in suo onore. Diciamo che oltre alle sue sofferenze ha portato via, solo per un mese, la pagina Facebook di Maria Di Noffi. E noi siamo felici, e ringraziamo DJ Fabo per questa grandissima cosa. Perché è stato cosa. Vergognoso anche in quel caso, però va bene, questo è storia oramai. Va bene, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana e ciao! Ciao!